Qual è il ruolo di Gianluca Comazzi, assessore al territorio e sistemi dei verdi? Sistemi verdi, cioè nel senso che sistemi i verdi, cioè fammi capire, perché sul sito c'è scritto proprio così: assessore al territorio e sistemi verdi. Cioè io ci sono alcuni verdi che sono scappati già terrorizzati. I verdi chi? No, diciamo che noi intendiamo per sistemi verdi tutta la rete recate oggi sul sistema di aree protette di Regione Lombardia. Teniamo conto che quasi il 30% del territorio, quindi parchi regionali, parchi di interesse sovracomunali, riserve naturali, alberi monumentali, insomma è un territorio molto valido. Gianluca ha un passato, hai un passato da amministratore che diciamo comincia proprio dai consigli comunali, proprio una gavetta molto importante. Ecco, da consiglio di zona. Io volevo proprio chiederti una cosa: guardando il tuo curriculum, c'è una cosa che mi ha colpito: l'attenzione per gli animali. Sei stato protagonista di una grande iniziativa contro l'abbandono e via dicendo. Questa passione è ancora forte o diciamo gli impegni della regione te l'hanno fatta un po' passare in secondo piano? No, guarda, l'attenzione è ancora molto molto forte che io ho e che continuo ad avere, e tutti i giorni anche a livello istituzionale mi occupo di tutela degli animali con tante segnalazioni che ricevo ogni giorno dai cittadini, quindi su casi di maltrattamento, malcustodia, oppure anche su iniziative che fa Regione Lombardia. Per esempio abbiamo negli ultimi tempi abbiamo finanziato delle iniziative molto importanti, penso all'oasi fellina che stanno realizzando nel comune di Assago, o al canile di Rozzano, anche lì c'è stato un finanziamento importante, oppure anche al sostegno che noi diamo ai centri di recupero degli animali selvatici, i nostri CRAS, che svolgono un lavoro molto bello, molto importante, penso non so alla Lipu nel parco del Ticino a Magenta. Quindi insomma abbiamo tante iniziative. Questa è una passione che io ho sempre avuto, penso che i diritti degli animali siano una cosa assolutamente da difendere, penso che gli animali facciano parte ormai delle nostre famiglie, siano dei componenti importantissimi, e quindi dobbiamo realizzare servizi soprattutto nelle città per gli animali, per i proprietari degli animali, e penso anche che come diceva qualcuno di più importante di me, la civiltà insomma di una società si vede anche, si misura anche da come tratta. Sì, esatto, sono molto d'accordo con te nel leggere diciamo il tuo percorso professionale, questa cosa mi ha colpito e mi fa piacere che abbiamo avuto la possibilità di sottolinearla. Ma veniamo a quello che è il vulus di questa, diciamo, questa nostra fissa, questa mia personale fissa, che è questa frana, paleofrana, che incombe sul comune di Tavernola Bergamasca e che minaccia un po' tutto il lago di Iseo. La situazione del lago di Iseo, ci diceva Dario Balotta, è una situazione drammatica, perché ci sono anche questi copertoni, questa montagna di copertoni seppellita sepolta diciamo nel lago, che è una cosa incredibile. I danni diciamo dell'industrializzazione in quella zona sono veramente marcati. Ma io so che voi come regione, lo so perché ho partecipato, avete fatto una cosa incredibile, credo unica in Europa, l'avete fatta proprio in un lago, che è il lago di Varese, che avete ricostituito, riportato alla vita, riportando addirittura tutti i pesci, gli animali, la flora e la fauna tipica di quel lago. E non dispero del fatto che questa cosa possa anche, diciamo, capitare a Iseo, che è un lago molto più grande e, devo dire la verità, anche molto più bello. Ora, in particolare, io ti faccio una domanda secca, due domande secche. Il primo, qual è il livello di pericolo dei cittadini e se possono stare tranquilli? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, che è precisa, quando trasferite quella fabbrica in un luogo meno pericoloso? Ma allora, intanto hai centrato... ha fatto una riflessione molto giusta, nel senso che poi questo processo di industrializzazione degli anni 60, degli anni 70, insomma oggi soprattutto lo vediamo con le bonifiche, con intere aree che noi stiamo cercando di recuperare, perché noi stiamo promuovendo molto la rigenerazione urbana, che ci consente di non intaccare altro suolo, ma di recuperare aree che oggi sono o inquinate o sono abbandonate e degradate. Quindi questo è un elemento molto importante, e soprattutto da preservare i nostri fiumi, i nostri laghi. Noi stiamo facendo tantissimi
tantissime iniziative diciamo di anche minori. Pensate che nella riserva naturale del Sasso Malascarpa noi abbiamo un centro di riproduzione del gambero di fiume, che uno dice, ma che è sta cosa? È una cosa molto importante, perché è un animale che è indicatore del livello di inquinamento dei nostri fiumi, no? Ed è un animale che pulisce i nostri fiumi, quindi ci sono dei progetti molto molto belli, anche molto specifici, che noi portiamo avanti. La frana di Tavernola rientra un po' in tutto il nostro territorio, che è un territorio fragile. Noi abbiamo 1200 comuni su 1500 in Regione Lombardia, ma anche un po' in tutto il paese, devo dire che ricadono in una soglia di rischio di dissesto idrogeologico. Questo è il motivo per cui Regione Lombardia è la prima regione in Italia che ha stanziato 1 miliardo di euro, pensate che cifra, negli ultimi 5 anni sul dissesto idrogeologico. Ovviamente tantissimi gli interventi che noi facciamo, dalla realizzazione di vasche di laminazione agli interventi sui versanti, eccetera. Qui in particolar modo noi diciamo abbiamo conosciuto questa frana, che è localizzata sul versante orientale del Monte Sarisano ed è sovrastante la miniera di cui tu parlavi. Noi conosciamo questa frana circa dal 2000 e abbiamo avuto in effetti negli ultimi anni, in particolar modo nell'anno 2021, gli spostamenti che ci hanno molto preoccupato. Oggi per fortuna diciamo il monitoraggio che noi facciamo un monitoraggio costante con 3 sistemi che sono coordinati tutti da ARPA, quindi sono monitoraggi molto molto precisi diciamo noi facciamo con le mire ottiche, con gli estensimetri, con gli inclinometri, insomma sono tutte cose, quei radar, e ovviamente questo ha un costo molto importante. Noi soltanto nella prima fase di monitoraggio avevamo speso oltre 500.000 euro, e adesso voi sapete che noi abbiamo come Regione Lombardia individuato nell'autorità di bacino proprio dei laghi di Iseo, di Endine e Moro l'ente attuatore per la progettazione e anche eventualmente per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, e soltanto qui noi abbiamo dato un contributo di 1,5 milioni di euro, quindi abbiamo una grande attenzione nei confronti di questa frana. Noi abbiamo poi in definitiva rimesso a disposizione quasi 5 milioni di euro e abbiamo ottenuto anche un finanziamento statale di circa 10 milioni di euro. Quindi ci sono le risorse, le abbiamo trovate, c'è un monitoraggio molto molto forte, addirittura con 3 sistemi di monitoraggio, e devo dire, per rispondere alla tua domanda, che nel periodo della fine 2023 abbiamo avuto diciamo una diminuzione delle velocità di spostamento rispetto invece ai primi mesi del 2023, quindi per fortuna ovviamente. Ok, allora diciamo che possiamo dirlo, degli spostamenti di meno millimetri, certo, okay. Certo, questo non significa che noi non siamo comunque preoccupati, non significa che noi non stiamo monitorando in maniera assolutamente capillare questa frana, quindi l'attenzione è sempre altissima, ovviamente. Quindi ci stai dicendo che, benché la cosa non interessi i media, perché interessa solamente solo in un caso, e qui apro anche una polemica, voi avete messo in piedi il sistema più diciamo sofisticato di misurazione della realtà, anzi l'ARPA l'ha messo insieme, che vi consente di garantire la sicurezza dei cittadini, cioè che se succede qualche cosa vengono messi in sicurezza prima che succeda, quindi non può accadere che stanotte per via di una pioggia molto intensa venga giù la montagna, questo non può accadere. Allora, noi abbiamo ovviamente, ci basiamo sulle conoscenze scientifiche che oggi l'uomo dispone, quindi da una parte abbiamo messo insieme una cifra complessiva di 16 milioni e mezzo di euro pronti, disponibili per diciamo la mitigazione del rischio della frana, e poi abbiamo questo sistema di monitoraggio. Scusa, ma Gianluca, una domanda, ma 16 milioni di euro sono tanti, no? Ma il modo migliore
per garantire che quella frana se ne sta lì, non sarebbe quello di spostare il cementificio? Cioè lo spostiamo e lì ci facciamo un bel campo da golf e i 50 lavoratori che lavorano in quel cementificio o si spostano di 50 chilometri oppure magari vanno a lavorare nel campo da golf. O no? Sì, cioè, abbiamo, in un posto diciamo, del genere, ovviamente... cioè, è anche uno scempio. Io ti dico, è anche uno scempio vedere adesso, al di là della sicurezza, no? Cioè, c'è una tale bellezza paesaggistica che quella roba lì andava bene nel 902 quando l'hanno fatta, adesso, francamente, non ha molto senso. E aggiungo, pensa al sistema delle strade, cioè questi camion che girano su queste stradine, è una roba veramente anacronistica. Forse è il caso veramente di, io so che le precedenti amministrazioni, sempre di centrodestra, avevano tentato di spostare questo cementificio che dà lavoro a 50 persone, che appartiene a un grande gruppo che non credo che abbia bisogno del cemento di Tavernola. Cioè, veramente, perché non... No, questa è una riflessione che ovviamente anch'io mi sono posto. Teniamo conto una cosa, che noi come Regione Lombardia abbiamo inibito negli ultimi anni l'utilizzo dell'esplosivo per la coltivazione della marmo. Sì, nel 21, sì, l'ho letto, nel 21, cioè, pensa che fino al 21... Fino al 21 usavano ancora gli esplosivi su una paleofrana, cioè, mi sembrava una roba clamorosa. Avete fatto bene a bloccarli, ma adesso usano i martelli pneumatici, non è che... E ovviamente l'abbiamo vietato. In questo momento il sistema di coltivazione della miniera cavianta, diciamo, si fa questo abbattimento meccanico tramite l'utilizzo di martelloni, si dice in gergo tecnico, è oggetto di continuo monitoraggio, perché noi abbiamo una rete microsismica che viene installata e rileva eventuali interferenze con la frana. Quindi noi abbiamo anche i dati che incrociamo rispetto alla frana, che ha una sua storia, e rispetto invece a quanto può eventualmente influenzare il lavoro del cementificio, che però in questo momento è sotto monitoraggio. Quindi io penso più che altro, sai, non solo per una questione di sicurezza, io penso che insomma è un po' come dici tu, il tempo, la storia, che forse dovrebbe un po' suggerirci anche soluzioni alternative. Certo, lì c'è anche da tener conto che ci sono 50 famiglie che lavorano in questo luogo, quindi non è semplice, ecco, non è semplice. Però mi sembra chiaro, mi sembra che comunque tu ci abbia detto che si sta aprendo una riflessione per comprendere il significato dello spostamento di questo cementificio, che insomma con grande prudenza, quella di un politico come te, però ho visto come un'apertura. Ora cercheremo di capire come arrivare anche a una soluzione operativa, a un piano operativo in questo senso. Intanto ti saluto e ti ringrazio, tienici informato su tutto, e noi continueremo a monitorare questa cosa con grandissima attenzione. Infatti, ciao Gianluca. Grazie Luigi, noi continueremo a monitorare ovviamente. Era Gianluca Comazzi, assessore responsabile, diciamo, del territorio.